siamo con Jacopo Murano nel post gara. Allora, che tipo di partita è stata? Il primo tempo è stata una partita, penso, abbastanza equilibrata. Forse loro hanno avuto più il pallino del gioco, però dai, fuori casa magari può anche succedere. Poi era la prima partita, magari c'è ancora da trovare, da migliorare qualcosa. Poi l'abbiamo sbloccata e il secondo tempo penso che le occasioni più nitide siamo stati noi ad averle, anche soprattutto in contropiede. Forse potevamo anche chiuderla, però l'importante era nei tre punti e tornare a casa con una bella vittoria. Cosa hai pensato in occasione del colpo di testa e in occasione del colpo del gol? Guarda, avevo letto che la palla andasse a Santoro e ho aspettato il momento in cui lui la impattasse di testa. Ho sperato che accadesse, è andata bene, poi sapevo che andava a finire là e ho aspettato il momento giusto per non andare in fuorigioco e è andata bene. Come è andato il lavoro nel pre-campionato? No, penso molto bene. Oggi magari si è visto un po' di meno, però dobbiamo migliorare. Però il mister, diciamo che la sua impronta si è vista già da subito, penso già nelle altre due partite ufficiali, si è vista già la sua impronta e cercheremo di migliorare, dobbiamo migliorare. A chi va la dedica per il gol? Ovviamente a mio figlio e a mia moglie, però c'è una dedica speciale, quella per Max, che è la persona secondo me più squisita qui a Perugia, che ha passato un momento, penso uno dei momenti più brutti che uno possa passare, e quindi penso che questo gol sia per lui. È per lui.